Buon pomeriggio a tutti. Allora, la sezione di oggi è dedicata a fare il punto sui DMS, quindi sui sistemi digitali di organizzazione delle destinazioni turistiche e sui relativi sistemi di promo-commercializzazione delle stesse destinazioni. Avremo un panorama ampio perché vedremo tre regioni, anzi quattro regioni, e anche grazie proprio al primo intervento che è di Stefano Marchioro della Regione Veneto, vedremo anche che cosa si sta muovendo a livello nazionale. È un momento importante anche a livello nazionale perché al di là degli strumenti strategici che si sono sempre ventilati, scritti e documentati sui DMS, il PNRR questa volta ci concede un'occasione straordinaria che è quella di realizzare effettivamente quello che da alcuni anni viene progettato e programmato sui DMS e sul coordinamento fra i vari livelli nazionali e regionali. Con Stefan nel corso del tempo abbiamo anche visto e ci siamo confrontati anche su quelle che sono le dinamiche dei paesi nostri concorrenti e che adottano chi più chi meno da anni gli stessi sistemi. Quindi io partirei subito dando la parola a Stefan Marchioro, a cui chiedo di fare un quadro che riguarda la Regione Veneto, che è una regione avanzata dal punto di vista della digitalizzazione, al contempo di informarci tutti su qual è la partita nazionale, che cosa sta succedendo sui nuovi finanziamenti per il DMS nazionale, che dovrà essere, immagino, oggettivamente in coerenza e interoperabile con le scelte che si fanno nelle destinazioni italiane. Grazie Stefano. Buon pomeriggio, grazie Francesco, e un buon pomeriggio a tutti coloro che ci seguono in presenza e da casa. Sì, partirò dalla situazione del Veneto per arrivare poi al commento sul dato nazionale. Noi abbiamo sempre sostenuto, diciamo, che bisogna governare il cambiamento e tanto più in un momento come questo, dove c'è stata una forte accelerazione evidentemente sul tema di quello che era iniziato come un approccio di sharing economiche, in realtà forse di sharing ormai ha poco, a causa del ruolo a volte straripante delle OTA. Le OTA fanno il loro mestiere, evidentemente. Il tema vero è organizzare e gestire l'offerta dei territori. E il tema organizzazione è molto spesso assente dal dibattito, come dire, a livello nazionale, anche nelle destinazioni e nelle regioni. Cioè si pensa molto più, come dire, a un tema di output, ma non a quello che c'è dietro. Invece i nostri, diciamo, vicini di casa o competitor, penso alla Spagna, che ha un approccio molto semplificato sul tema dell'organizzazione, diciamo rapportandosi con le grandi sorelle, con le grandi majors delle catene alberghiere e anche con un approccio molto intelligente al tema delle Smart Tourist Destination. O penso alla Francia con Open System Alliance Raison, una piattaforma che nel 2019 è diventata Open System Experiences e quindi, diciamo, sta giocando lì la partita dell'organizzazione dell'offerta, mantenendo il governo appunto della proposta turistica delle destinazioni in capo alle DMO e in capo alle imprese. Io penso a tutto il mondo mitteleuropeo che su questi temi si è mossa per primo, diciamo l'Austria agli albori del turismo digitale si è dotata del primo Destination Management System, trasponendo la cultura organizzativa sul digitale, non affidandola semplicemente agli ingegneri. Noi in Veneto da qualche anno abbiamo fatto questa scelta di dotarci a nostra volta di un Destination Management System. Qualcuno ci fa osservare che potrebbe essere un approccio in parte datato in un momento, diciamo, di apertura totale e di dialogo dei dati, però sottolineo invece che la difficoltà nel nostro paese, nelle nostre destinazioni, è proprio affrontare il tema di organizzare le destinazioni anche sul digitale. E il pregio dei DMS è ancora oggi quello di affrontare in modo integrato tutte le funzioni tipiche di una destinazione, dall'informazione all'accoglienza, dalla promozione alla commercializzazione. Quindi, quando parliamo di un semplice sistema di booking, non stiamo parlando di un DMS, quando stiamo parlando di interoperabilità di eventi, non stiamo parlando di DMS, stiamo parlando di DMS quando, come dire, io operatore posso integrare la mia offerta a livello di destinazioni o anche sul sito dell'albergo, tematizzandola, collegandola ad esempio all'evento proposto dalla destinazione e implementato diciamo, dal livello della destinazione stessa. In Veneto ormai sono tantissimi
tantissime le realtà che usano il DMS, abbiamo sostanzialmente tutti gli 84 uffici turistici, ma anche la gran parte delle 16 destinazioni che stanno già affrontando l'utilizzo del DMS attraverso sia le funzioni di Booking che di Dynamic Packaging. Vedete che ormai utenti e fornitori presenti nel sistema regionale Veneto sono oltre 10.500, 500 e più sono le esperienze prenotabili, 9.000 sono le strutture ricettive presenti, di cui 3.000 offrono già prodotti. E ovviamente questo però è un grosso lavoro anche di formazione e di divulgazione sul territorio. Vedete 70.000 contenuti in termini di risorse, non solo eventi, punti di interesse, ma anche appunto tutte le offerte, diciamo, di carattere commerciale. Qui vedete alcuni esempi di destinazioni o anche trasversalmente alle destinazioni, il tema dell'esperienza, il tema del mobile first, il tema, diciamo, appunto di diverse anche reti di imprese che utilizzano il sistema per presentarsi. Poi c'è una app in versione beta ancora in una logica around me, e diciamo la tendenza però è quella di andare verso la creazione di un ecosistema digitale Veneto dove il DMS rappresenta l'hub del, diciamo, dell'offerta turistica, mentre poi i dati aperti di cultura, trasporti, sanità costituiscono l'altro aspetto. Siamo gemellati con BTO attraverso Digital Tourism per fare cultura di impresa. Abbiamo analizzato recentemente la performance sul digitale delle destinazioni venete e, venendo alla domanda di Francesco, si sta partendo con l'hub digitale nazionale, però la mia sensazione è che si punti solo al tema dell'interoperabilità e si stia sottovalutando molto la logica dell'organizzazione che sottostà e che non si sia ancora definito bene che cosa si vuole inserire nell'hub per metterlo a fattor comune da parte delle destinazioni, da parte delle regioni. Ecco, su questo mi piacerebbe che invece ripartissimo dalle esperienze che abbiamo anche iniziato a gestire assieme, che vedono insieme Stato e Regioni, è una logica ad esempio di motore aggregatore che, pescando laddove dai DMS o dalle piattaforme regionali, aveva già sperimentato sul tema degli eventi l'aspetto organizzativo. Mi fermerei qui per ora. Grazie Stefan. Una sola domanda poi anche per il pubblico, noi raccoglieremo domande e lascerei gli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, alle domande che arrivano sia in sala che collegati in streaming. Volevo chiedere solo a Stefan, perché questo può essere di orientamento un po' per tutti, il livello nazionale secondo te è un livello che consentirà un'integrazione fra i passi avanti che, come vediamo oggi, le diverse regioni hanno fatto o stanno facendo, e quanto l'aspetto tecnologico rispetto alla prospettiva di scelta strategica di cosa integrare all'interno del DMS e cosa no, quanto l'aspetto tecnologico è un limite o invece è un elemento di cui tener conto nelle scelte fatte, ma, come dire, che si può superare tranquillamente in una logica di interoperabilità? Grazie, sono andato veloce prima, ma nello studio che di benchmark internazionale e nazionale che abbiamo fatto nell'ambito dell'accordo Stato-Regioni in attuazione del piano strategico 2017-2022, noi avevamo proposto 3 possibili soluzioni di rapporto tra livello nazionale e livello regionale di destinazioni. Quello che a me convince di più è quello che parte dai sistemi organizzati delle regioni e li rende dialoganti a livello nazionale, avendo già, perché organizzare tutto dal centro non ce la fai, è già molto complicato per noi una regione come il Veneto che ha mare, terme, lago, montagna, città d'arte, 16 destinazioni che fanno 5-6 milioni di pernottamenti l'una, organizzare l'offerta di quelle destinazioni, quindi è impensabile dal centro organizzare l'offerta della singola impresa, mentre poggiandosi sulle piattaforme regionali, sui DMS regionali, secondo me è più facile dialogare. Il tema della tecnologia non è un tema, diciamo, basta renderli dialoganti, però sarebbe superficiale fermarsi al tema dell'interoperabilità così come tradizionalmente l'abbiamo concepita. Perfetto, grazie Stefano, immagino che poi si tornerà nell'ambito delle domande su questo tema che è particolare. Adesso passerei la parola in collegamento a Sabrina Pesarini, che è il coordinatrice del Trentino Marketing per quanto riguarda il digital marketing, il CRM, e che, da quello che so, da quello che mi dicono, sta varando come Trentino un nuovo strumento che intende addirittura andare oltre il sistema classico di DMS. Sabrina.
Buongiorno a tutti e ringrazio anch'io gli organizzatori per l'invito e per la possibilità, insomma, di raccontarvi il progetto che stiamo portando avanti già da un paio d'anni e spero anche di dare qualche stimolo verso quello che noi riteniamo possa essere il futuro delle destinazioni turistiche. Ho ripreso una slide che avevo portato nel 2019 quando ci eravamo visti in presenza a Firenze e avevo raccontato un po' quello che storicamente è stato il percorso delle destinazioni, soprattutto dal punto di vista digitale. E in quel momento lì noi stavamo proprio pensando di iniziare un progetto che ci portasse a cambiare il modello di relazione con il turista. Perché questo? Perché le destinazioni in tutti questi anni si sono concentrate, veniamo dal mondo dei siti, dei social media, del comunicare, fondamentalmente ci siamo concentrati su tutti quelli che sono strumenti di attrazione del turista. Il mondo però oggi ci richiede di mettere di nuovo il turista al centro, ma mettere al centro il turista significa conoscerlo molto bene per soddisfarlo, perché è la soddisfazione dell'ospite la differenza che fa di una destinazione, il successo di una destinazione o meno. Sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, che è l'ospite poi che racconta la propria esperienza, la divulga sui social e con i propri amici, eccetera, eccetera. Quindi partire dal turista al centro significa proprio iniziare a conoscerlo. E allora abbiamo iniziato proprio a pensare come facciamo a conoscerlo e si è andati a un obiettivo molto chiaro. Vogliamo passare da un modello dove abbiamo le statistiche delle presenze, le nazionalità, abbiamo anche le anagrafiche, ma noi non sappiamo nulla quando l'ospite arriva in destinazione. Cioè quando l'ospite arriva in destinazione non abbiamo una piattaforma di dati che ci possa permettere veramente di raccogliere tutto quello che è l'ospite. Allora abbiamo pensato, ovviamente niente di nuovo sul mercato, perché le grandi aziende già questo lo stanno facendo. Sappiamo che nel corso degli ultimi anni e con l'accelerazione che c'è stata dal punto di vista digitale col Covid, ormai abbiamo un cliente, un turista, un ospite che utilizza tantissimi touch point, cioè, utilizza le chat, utilizza i messenger, utilizza il mobile, utilizza app, utilizza siti. Quindi il tema è riuscire a raccogliere tutti questi dati in una piattaforma che ci permetta poi di reingaggiare questo turista, di attivare delle azioni di loyalty vere e proprie, conoscendo che è un bikers durante il mese di aprile, ma che viene in vacanza con la famiglia durante il mese di luglio. Perché è importante conoscere oggi il turista e questo lo si fa con delle piattaforme un po' sofisticate. Noi abbiamo fatto una scelta molto chiara, abbiamo scelto la nostra provincia autonoma di Trento, insomma, e noi come Trentino Marketing, come DMO delegata, abbiamo deciso di costruire in house una piattaforma completamente 100% full cloud, una piattaforma che ha delle componenti, cambiando completamente la nostra, ci siamo cambiando paradigma, una piattaforma B2C ma anche B2B, una piattaforma che è formata da pezzi, perché si tratta di un'architettura di software che ci permetta di aggiungere intelligenza artificiale, ci permetta di raccogliere dati strutturati e non strutturati per conoscere questo ospite durante la sua permanenza sulla vacanza. Abbiamo deciso di non lasciare a Google, perché ovviamente sappiamo a Google ma a tutte le altre piattaforme i dati, perché per noi diventa, sappiamo che l'oro, diciamo, di oggi è il dato. E quindi ci siamo dedicati in questi due anni a creare questa piattaforma. Non è tutto così semplice come ve lo sto raccontando, perché la piattaforma ha un impatto anche dal punto di vista organizzativo e, come si citava prima, insomma, l'organizzazione turistica del Trentino, che è molto capillare sul territorio, ci permette anche di essere già, diciamo, a questo punto, perché l'interfaccia poi con gli operatori è fondamentale. Una piattaforma aperta, full cloud, che possa ovviamente permettere anche
Questi sono degli esempi che stiamo lanciando proprio, scusate, in questo momento, dei cruscotti dinamici in tempo reale sul comportamento del turista rispetto a quello che fa sul territorio, la mobilità. E pensiamo che appena l'intelligenza, avremo una massa critica di dati, con l'intelligenza artificiale riusciamo anche a fare delle analisi predittive, perché il valore oggi, sappiamo, insomma, passa attraverso la conoscenza dell'ospite approfondita, perché l'ospite si aspetta una relazione proprio personalizzata, non vuole più essere bombardato da comunicazioni, ma vuole dei servizi. Una piattaforma che, come quelle standard, noi abbiamo preso Salesforce per la parte, diciamo, di CRM, di orchestrazione, di news, e poi abbiamo preso Adobe come digital asset, perché anche la parte, diciamo, di contenuti ha bisogno di una gestione importante. C'è tutto il tema della privacy e della legalità dei contenuti che mandiamo in giro, che hanno bisogno oggi di un management completamente diverso, cambiando anche l'approvvigionamento che si fa dei contenuti in tutta la filiera, che per forza di cose deve essere regolamentato secondo le nuove normative e le nuove leggi che ci sono oggi. Noi adesso il primo strumento, il primo touch point collegato a questa piattaforma che chiamiamo Trentino Guest Platform è la Mio Trentino App. Lanceremo la prima versione al pubblico il 20 dicembre, ci siamo fatti il regalo di Natale, e poi, diciamo, la versione completa integrata anche di MaaS, quindi mobilità pubblico-privata, a partire dall'estate. Sono di fatto due app native, una iOS e una Android. Non sono app informative, perché questo è un percorso che abbiamo già fatto, ma sono app che hanno un valore aggiunto. I tre principali, diciamo, asset su cui noi crediamo di dare un valore aggiunto e quindi motivare anche l'ospite a scaricarsi l'app sono, prima di tutto, un travel planner. È la possibilità, qui vedete alcune grafiche, ma dal 20 aprile potete scaricarvi l'app, un travel planner dove l'ospite può organizzarsi la sua permanenza sul territorio in qualsiasi momento, attivando, creandosi un travel planner, organizzando la propria giornata: a mezzogiorno faccio questo, la sera faccio questo, ci metto questo con questa distanza. Quindi tutto a portata di click. Un altro aspetto, sempre, che lanceremo già adesso, abbiamo ogni APT, diciamo, noi in Trentino ci sono 12 APT, ma 71 uffici di informazione turistica. Sappiamo che negli uffici di informazione turistica le persone non ci vanno più, perché le informazioni, insomma, da anni le troviamo su mille app. E quindi abbiamo calcolato più o meno che dall'8 al 10% delle presenze turistiche entrano, delle persone che arrivano in Trentino vanno negli uffici di informazione turistica, ma questo non significa che non ci sia più bisogno di customer care. Quindi l'evoluzione degli uffici di informazione turistica per noi, e quindi il servizio, deve essere fatto in mobilità, quindi sempre attraverso la piattaforma, e quindi l'app sarà possibile per l'ospite, attraverso N canali, potrà collegarsi via WhatsApp, via Facebook Messenger. Piano piano è una piattaforma di CRM omnicanale, quindi possono essere integrati tantissimi canali a seconda di quelli che il mercato e che i turisti utilizzeranno, e il personale negli uffici di informazione turistica, in base alla geolocalizzazione, in base alla suddivisione territoriale, è pronto a rispondere al turista in mobilità a seconda del tipo di richieste. Chiaramente nel CRM avrà già tutte le informazioni dell'ospite, cosa stava guardando, che tipo di informazione richiede, in modo che la relazione tra ospite e territorio, inteso a 360 gradi come Trentino, sia personalizzata, che è la cosa che, insomma, ci piace. Poi un altro aspetto, un altro valore aggiunto di questa nuova app che lanceremo, ripeto, è solo il primo pezzo, il primo touch point che agganceremo, poi agganceremo i siti, perché è un percorso, insomma, cantiere aperto. Abbiamo integrato la nostra card
Trentino Gescar, che include tutta una serie di servizi con scontistica, inclusa la mobilità pubblica, eccetera, più le carte editoriali, sono integrate, quindi digitalizzate di fatto, e a disposizione sempre ovviamente dell'ospite attraverso la Cuneo Trentino. Questo ci permetterà, e così concludo, spero di essere stata nei tempi, di dare un nuovo approccio a quello che noi pensiamo che sia il futuro. Per noi il dato diventa importante, e la scelta che abbiamo fatto è quello di averlo noi, non pagarlo, ma neanche darlo a terzi, proprio da tenerlo come Trentino, perché pensiamo sia il core. Avendo il dato possiamo gestire la fiducia col nostro turista, e questo pensiamo che possa attivare tutta un'attività di loyalty. Sappiamo benissimo che siamo in un momento di trasformazione digitale fortissima, cambia anche il tema del mondo dei cookieless, sta entrando a gennaio, noi abbiamo già fatto dei test in merito, sappiamo benissimo che il costo di conversione o di acquisizione di un cliente lieviterà tantissimo, per cui avere i dati per ingaggiare il proprio turista diventerà fondamentale, non solo, anche per ammortizzare eventuali investimenti nell'attrazione. Quindi crediamo che sia un percorso non facile, è un percorso anche di cambio culturale, però credo che siamo sulla buona strada, e poi vi racconterò magari al prossimo video quest'estate com'è andata e quest'inverno com'è andata con i primi risultati. Intanto, grazie. Sì, grazie Sabrina. Una domanda pure a te prima poi di fare un giro di domande più complessivo. Un elemento viene in mente, sembra che voi appunto abbiate puntato molto sul mettere il turista al centro, ma più che altro ricevere dal turista e dal visitatore una serie di input fondamentali per la lettura dei vostri prodotti turistici. Mi chiedo, questo diciamo rispetto alla tendenza verso la commercializzazione, la promo commercializzazione più tradizionale, se mi sembra di capire da quello che dici che avete spostato l'attenzione più sull'importanza del dato, sul tema del brand e quindi della loyalty, piuttosto che sul percorso classico di promo commercializzazione. Cioè, il percorso di commercializzazione non esiste, cioè si vende, però l'ospite quando viene durante la vacanza, si vende quando l'ospite, diciamo, l'ospite prenota la propria vacanza, e ovviamente c'è tutta un'operazione di attrazione che già si fa con le campagne, con le classiche, diciamo, modalità, quello che abbiamo fatto fino ad ora, migliorabili. Poi nel momento in cui l'ospite è in destinazione, e sicuramente noi stiamo integrando, abbiamo in mente anche di fare nei prossimi anni, di aggiungere anche la parte, già lo facciamo in parte ma in una forma non integrata totalmente, la parte delle esperienze turistiche, integrando ovviamente tutti i player che oggi sono sul mercato, perché da questo punto di vista avere per un operatore, offrire la propria proposta in un'app che noi tendenzialmente daremo a qualsiasi turista che arriva in Trentino, sicuramente non è che le due cose sono assolutamente, la commercializzazione c'è, certo, noi, però il dato è fondamentale, perché oggi il turista non vuole essere bombardato, non vuole più, almeno per quello che noi stiamo vedendo, non vuole più seguire cioè le politiche, diciamo, le strategie molto push, molto aggressive anche sulla vendita non funzionano più così tanto. Quello che noi vogliamo fare è raccontare il territorio, offrire al turista quando vuole, come vuole, in base alle proprie preferenze, come se fosse uno Spotify, perché quando la macchina, diciamo, la piattaforma entrerà bene in funzione, consiglierà, raccomanderà al turista quelle che sono le proposte, le offerte, le attività, le escursioni più adatte al suo profilo. Quindi la conoscenza dell'ospite non esclude assolutamente la commercializzazione. Ok, perfetto, grazie. Adesso passerei a Bianca Bronzino di Puglia Promozione, che anche loro sono alla seconda generazione di DMS, quindi già avete una prima esperienza di qualche anno e la state rivedendo, e quindi ci racconta in che direzione.
Bene, sì, grazie. Vediamo se partono anche le slide. Ok. Allora, mi occupo di innovazione per Puglia Promozione, nata dagli APT locali con la digitalizzazione dei flussi turistici, lo sappiamo bene, abbiamo parlato di questo anche nelle altre edizioni di BTO, quindi cerco di andare un po' più avanti, ci occupiamo di promozione, comunicazione e valorizzazione. E l'orientamento che stiamo seguendo dal 2016 al 2025 adesso è diciamo all'interno del piano strategico Puglia 365 e ancor più in questi ultimi due anni, grazie alla delega come organismo intermedio, siamo riusciti a ristorare un po' le imprese con sovvenzioni dirette. Quindi effettivamente in questi ultimi due anni, questo ultimo anno abbiamo lavorato molto su questo. Puglia 365 ci ha donato una modalità molto fluida di lavorare. Il ciclo di attuazione effettivamente ci ha permesso di volta in volta di gestire un'idea, di organizzarci di volta in volta con dei team anche multidisciplinari all'interno dell'agenzia, di definire un processo e i servizi che dovevamo acquisire, di avere dei risultati e poi poterli valutare. Ovviamente tutto questo, diciamo, come facciamo come PA, sotto un indirizzo politico, con una legislazione alla base, eccetera. Questa organizzazione è molto fluida, ha dei riferimenti che sono dei vincoli, ma effettivamente sono stati anche un modo per orientare alcune scelte. Quindi senza entrare troppo nel merito, ci sono gli aspetti della transizione al digitale che l'Italia sta affrontando e che in qualche modo ci guidano, tutto ciò che sono i trend del marketing e quelli del turismo e della cultura. Così un paio di anni fa, forse tre, abbiamo cominciato a lavorare sul verticale beni culturali e turismo che era stato inserito nel piano triennale del governo e quindi abbiamo cominciato a lavorare su un'area di intervento settoriale, sperando che poi tutto quello che c'è intorno in qualche modo ci aiutasse, perché era quasi rassicurante essere in un verticale, poter godere di un'organizzazione che parallelamente poteva lavorare sul cloud, sul sistemi di accesso. Quindi in qualche modo questo ci ha fatto sentire di poter lavorare sul nostro dominio. Effettivamente abbiamo lavorato così e a parte i classici strumenti della pubblica amministrazione, il tanto caro vecchio Destination Management System è diventato un Digital Management System, utilizzando lo stesso acronimo per non destabilizzare soprattutto gli operatori. È diventato porta di accesso ad un ecosistema molto più ampio che ambisce, perché ovviamente è tutto in lavorazione, non credo si fermerà mai perché ci lavoriamo continuamente, un sistema di supporto alle decisioni strategiche ed uno strumento integrato che possa favorire la comunicazione omnicanale. La governance digitale con cui operiamo è quella della Regione Puglia, che ha un assessorato turismo e cultura, l'agenzia per cui lavoro che si occupa di promozione, il Teatro Pubblico Pugliese e la Puglia Film Commission, che sono comunque degli asset, le nostre agenzie cugine, che sono comunque degli asset interessanti proprio per il supporto a quella che è la promozione. Innova Puglia, come partner tecnologico della Regione Puglia, si è spostato anche a centrale di committenza e quindi ci supporta anche in tutto ciò che è il monitoraggio degli acquisti e degli affidamenti a terzi, ed è diventato anche polo di conservazione, che anche questo non è da poco, visto che il digitale poi pone in atto anche tutto ciò che è il futuro di quello che andiamo a produrre, cioè dove andranno a finire tutti i dati, tutti i contenuti che nel frattempo produciamo. I comuni nel tempo si sono identificati come un elemento strategico della promozione, che sono collegati alla nostra strategia con più fili diretti a noi, perché per gli adempimenti amministrativi abbiamo dei livelli di
controllo multilivello, quindi nella governance multilivello funzioniamo bene, abbiamo attivato dei meccanismi che ci permette di supportarci l'un l'altro, con il Teatro Pubblico Pugliese e con la Puglia Film Commission, perché sono dei soci e quindi l'avere un cinema, avere delle location, avere dei teatri effettivamente sono degli altri elementi che ci tengono legati. Siamo passati da una progettazione per sistemi a una progettazione per servizi, quindi con un approccio human centered che non vede le persone al centro solo dal punto di vista del turista, ma anche dal punto di vista dell'operatore. Quindi da quello che era l'approccio alle imprese siamo passati a un approccio proprio alla persona. Quindi la persona che fa parte dell'impresa entra nei nostri sistemi e nel tempo può anche sganciarsene, perché magari si cambia lavoro, si passa da un'azienda dall'altra, e quindi anche questo è diventato un motivo per noi per lavorare sulla persona. Questo lo dico da tanto ormai qui a BTO, siamo ciò che connettiamo. Con Roberta Milano nel tempo ci abbiamo lavorato tanto. La tecnologia continua ad essere per noi uno strumento abilitante per i legami, le relazioni, effettivamente per supportare l'esperienza. Lavoriamo nel viaggio, no? Quindi un argomento anche abbastanza piacevole in cui fare tutto questo discorso. Le tre o le cinque fasi di Google ci hanno dato degli elementi di analisi all'interno dell'ecosistema e quindi all'interno proprio di ciò che avevamo bisogno di definire, quindi servizi, strumenti, touch point, abbiamo definito degli elementi su cui lavorare. Quindi nella fase pre abbiamo le OTA, i motori di ricerca, le compagnie aeree con cui stringiamo accordi o cerchiamo di capire quali possono essere gli elementi di contatto, abbiamo degli avvisi pubblici, tutto ciò che poi la PIA fa. Lavoriamo con i comuni e con gli operatori privati per quanto riguarda la fase dell'esperienza e per ciò che riguarda il feedback, la condivisione, la memoria ai cittadini, considerati sia quelli residenti sia quelli considerati cittadini temporanei della destinazione. Quindi dalla mappatura dell'esperienza di viaggio abbiamo mappato il nostro ecosistema e abbiamo definito i nostri contenuti e i nostri attori attraverso ovviamente un'identità, un filo narrativo che di volta in volta può cambiare. Abbiamo però identificato quelli che sono i luoghi e quindi le attrazioni, strutture, l'info point, gli attori che fanno parte dell'ecosistema in maniera anche abbastanza ampia. L'importante è che che siano un valore per l'ecosistema e quindi se forniscono attività, eventi e servizi nell'ambito della destinazione possono entrare nell'ecosistema, mentre inizialmente eravamo un po' più rigidi. E poi ovviamente nel momento delle campagne lavoriamo sulle offerte, quindi sappiamo quanto le promozioni attirino a livello informativo e quindi quello poi orienta le campagne. Tutto ciò viene misurato con i dati dal web, anche perché ci ritorna sotto forma di percezione della destinazione. In questi due anni abbiamo lavorato molto sull'architettura informativa che interviene sia a livello di fruitori e stakeholders, sia a livello di flussi di gestione, ma anche nei processi di distribuzione che ci servono per gestire i contenuti. Questo diciamo è un altro modo per riguardare quello che ci stavamo dicendo. Come attori dell'ecosistema abbiamo davvero diverse tipologie, cioè passiamo dai cittadini che a vario titolo sono coinvolti nell'ecosistema, ma anche i giornalisti che partecipano alle nostre educational, i buyer che incontriamo durante le fiere o che poi partecipano nella piattaforma By Puglia di matching, gli enti pubblici, quelli che sono poi i classici, strutture ricettiva, di fruizione, dell'intermediazione e poi tutti quegli operatori che intervengono nei prodotti che sono all'interno della nostra strategia. Tutto questo rientra in un ecosistema appunto che permette a ognuno di avere dei servizi digitali che sono da quelli di base a servizi amministrativi, di matching. E quello che viene fuori effettivamente poi sono informazioni che strutturati, dato che nel web si può, diciamo, a livello digitale si può strutturare l'informazione, poi viene rilasciata in open data. I cataloghi poi sono differenziati a seconda dell'obiettivo della governance e quindi abbiamo, non so, la carta dei beni che ovviamente ha un certo tipo di target, mentre viaggiare in Puglia ne ha un altro.
da quando la Regione Puglia, per quello dicevo, anche sentirsi supportati da quella che è tutto il resto dell'ecosistema fa molto. Quindi da quando la Regione Puglia ha lavorato su un sistema regionale di portali e quindi ha messo su portali federati, siamo riusciti anche un po' a sganciarci da quello che era il nostro compito. Quindi riusciamo, per esempio, a non avere tutti i cataloghi, tutti gli elenchi, tutti i registri sui nostri portali di promozione, perché effettivamente è una scelta quella di volersi promuovere tramite noi. Quindi riusciamo anche un po' a distinguere quella che è la nostra funzione amministrativa di servizio pubblico da quella che poi è la promozione. Quindi per esempio sulla piattaforma di matching con i buyer possono accedere solo quelli che completano le informazioni anche in inglese. A quel punto ci si auto distingue, seleziona. Abbiamo lavorato questi due anni su un sistema di gestione, un archivio multimediale, perché anche la produzione, i contenuti che nel frattempo venivano fuori erano, diciamo, potevano essere importanti. Quindi un DAM, il DMS, il sistema di gestione degli eventi, il sistema di gestione dell'offerta viene completato adesso dall'introduzione di un CRM che va a intervenire sulla logica di promozione di Viaggiare in Puglia e dell'app. A livello di affidamenti ci muoviamo sulle classiche piattaforme di Consip, MEPA, e quindi abbiamo fatto un certo tipo di selezione. Abbiamo anche degli accordi quadro regionali che ci hanno permesso nel tempo di affidarci a dei fornitori inquadrati mediante accordi quadri o regionali o nazionali. Anche scrivere i capitolati a volte è difficile, e devo dire che in questo ultimo periodo comincio a vedere delle cose che si distinguono. Per esempio, dallo classico sviluppo si comincia a parlare anche di design e di progettazione, quindi si può lavorare anche in questo modo. Quindi coprogettazione sia online che in presenza effettivamente si comincia a fare anche nella pubblica amministrazione. Stiamo passando anche noi da una promozione generica ad una più personalizzata. Abbiamo inserito quest'anno una componente di Digital Analytics e un CRM. Ora, senza parlare di quello che sappiamo benissimo qua dentro, in questi anni abbiamo lavorato, con la digitalizzazione dei flussi turistici, con dei fornitori che ci hanno anche insegnato quello che potevamo in qualche modo ottenere con la cultura del dato. Oggi se ne è parlato tanto. Con le celle telefoniche abbiamo imparato che non si hanno dati real time e quindi è anche difficile poterci lavorare, ma si possono avere delle informazioni molto utili lavorandoci e ottenendo, interpretando nel modo corretto, attraverso fornitori come Blogmeter o Travel Appeal. Ormai Data Appeal abbiamo imparato come invece le informazioni in real time possono effettivamente essere un orientamento per la strategia. Quest'anno abbiamo lavorato con Google, con gli strumenti di Google e gli strumenti di Salesforce per entrare in una vera strategia data driven. Con Puglia una storia d'amore abbiamo messo in campo un'azione proprio per dimensionare quello che potevano essere le nostre azioni. Abbiamo provato anche a far intervenire dei punti di contatto fisici per vedere come fosse la complessità dei customer journey un po' più sia fisici che digitali. Lavoriamo con dei valori che sono quelli di cui ci si è parlato in questi giorni. Miriamo a rendere consapevole il territorio, anche di questo se ne è parlato tanto in questa giornata. E gestiamo una complessità che ci troviamo un po' tutti, con cui ci troviamo un po' tutti a confrontarci. Quindi un numero complesso, elevato di operatori, una complessità di uffici, di funzioni, di competenze che nel frattempo cambiano, e ci sono dei problemi che sono ormai quelli di tutti, Okay, grazie. Grazie Bianca, è interessante. Poi magari se ci abbiamo tempo nel giro di domande, l'integrazione con le agenzie che si occupano di cinema e di spettacolo e capire come lavora è interessante, però i minuti rimasti sono pochi, quindi passerei alla conclusione alla padrona di casa, Costanza Giovannini, che ci racconta che cosa pensa di fare la Toscana. Allora, io riparto più o meno da quello che ho raccontato nell'obiettivo 2020 e quindi da
fondamentalmente MAKE, lo strumento di collaborazione con i territori, operatori pubblici e privati, ci siamo resi conto che la collaborazione funzionava, ma è un pezzo di una armonizzazione anche di portali front-end che era necessario fare, proprio date anche le forze, le risorse. E quindi stiamo lavorando i primi mesi del prossimo anno avremo i primi pezzi di questo strumento, a appunto una sorta di DMS che non è magari un software unico, ma è un ecosistema di software, un sistema di database e sistemi dialoganti che consentano una migliore fruizione e gestione delle informazioni lato front-end per i vari pubblici, e anche appunto una serie di servizi collaborativi e organizzati per l'offerta, la domanda e la governance. Quindi rapidamente gli utenti della domanda li abbiamo distinti in 4 macro categorie, ovviamente i turisti, i toscani, le nostre interlocutori media nazionali e internazionali e gli intermediari. Ognuno di questi soggetti avrà un'interfaccia dedicata in maniera da appunto fornire informazioni pertinenti, servizi dedicati ai vari soggetti. Dal punto di vista dell'offerta, di nuovo attrattori, operatori della ricettività dei servizi e l'intermediazione avranno accesso alla possibilità di raccontarsi e mostrare la propria proposta, i propri servizi, le proprie offerte, o allo stesso tempo accedere ai dati che la governance invece raccoglie attraverso alcuni dei software che stanno dentro il DMS, e mentre per quanto riguarda l'intermediazione, ovviamente a tutti i servizi B2B, ai servizi di matching e comunque di contatto tra offerta e domanda. Gli operatori della governance che già collaborano con il nostro MAKE, l'attuale MAKE, si allarga la platea, diciamo, dei soggetti a cui ci rivolgiamo. Parleremo e ingaggeremo nei prossimi mesi gli uffici IAT, che sono il nostro front-end fisico con i turisti, una, diciamo, componente che ad oggi non integriamo e che invece è molto importante perché sono davvero tanti, quindi... e ovviamente DMS regionale e staff del sito. Queste sono le 3 macro interfacce, una progettazione qui molto semplificata, ovviamente una rappresentazione semplificata. Visit Tuscany, la parte front-end, MAKE, tutto il back office di gestione contenuti offerta, e Trade, la parte rivolta agli operatori della domanda. Appunto le varie viste, che non mi dilungo perché ci sono pochi minuti. Altro elemento appunto fondamentale sono i dataset. Come avete detto tutti, il dato è la ricchezza che oggi dobbiamo cercare di controllare al massimo, di raccogliere in maniera corretta e far dialogare, mettere proprio, cioè tutto lo sforzo che dobbiamo fare è rivolto a ottimizzare questa dinamica, anche perché appunto i grossi player i dati ce li vogliono prendere, quindi dobbiamo provare a gestirli internamente. Questo è un po' lo stato delle funzionalità degli applicativi. Alcuni esistono e verranno ovviamente espansi, altri sono in lavorazione, altri sono da disegnare, però nell'orizzonte di un anno dovremmo arrivare ad avere un bel po' di queste funzionalità. Anche solo per noi avere un unico strumento di accesso e un unico single sign-on è per la Toscana già un passo importante. E i concetti di base che guidano questa impostazione sono un po' quelli di collaborare, e questo anch'io recupero una slide che uso da diverso tempo, che è un po' la filosofia di base su cui si appoggia, cioè la ricchezza delle intelligenze diffuse in una regione, provare a farle convogliare e confluire in uno strumento di lavoro e di promozione della destinazione. Sì, grazie della velocità. Allora, passerei, abbiamo 3 minuti e mezzo circa, se capire se c'è qualche domanda qui in presenza, qualcuno che ha... Sì, prego. Ecco, stanno portando il microfono.
Mentre aspettiamo il microfono, poi chiederei rapidamente a ciascuno dei partecipanti che ci indichi qual è il proprio benchmark nazionale o internazionale e qual è la motivazione per cui lo scegliete e lo vedete come punto di riferimento. Può venire qui a fare la domanda, perché non vedo il microfono aggiuntivo. Grazie, buonasera. In questa giornata ho ascoltato molto i percorsi che stanno facendo i territori e le regioni, sia dal punto di vista della sostenibilità che della digitalizzazione. Però mi chiedo, a livello centrale, quindi come Stato, essendo una deputata della Commissione Attività Produttive e Commercio e Turismo, la Camera, quanto sia importante avere una visione del sistema paese e quanto avere degli indicatori che permettano allo Stato di capire dove stanno andando le destinazioni, sia dal punto di vista della sostenibilità che della digitalizzazione, sia importante, anche vedendo esperienze fuori l'Italia, prendo l'esempio anche della Spagna. E quanto è importante che lo Stato crei un soggetto, che può essere lo stesso ministero o un'agenzia dedicata, che possa accompagnare e supportare le destinazioni, e quindi sia nell'ottica di una regione con una definizione geografica, ma anche destinazioni turistiche, a fare un percorso verso la sostenibilità e la digitalizzazione, anche considerando i pilastri del PNRR. Grazie. Perfetto, grazie. A questa domanda chiederei di rispondere a Stefano, visto che partecipando ai lavori della Commissione fra Stato e Regioni alla panoramica più avanzata. Io credo molto a un livello forte, diciamo a livello nazionale, di governance del turismo. Diciamo il punto di equilibrio migliore e maggiore si è raggiunto quando Francesco Palumbo era direttore allora della direzione del turismo del MIBACT, perché diciamo c'è stato un perfetto dialogo tra il livello statale e il livello delle regioni. Noi siamo conosciuti come Marche Italia, e questo non dobbiamo mai dimenticarcelo. Poi la nostra ricchezza e la sfaccettatura, diciamo, di offerta che tutto il paese è in grado di offrire. Torno sull'aspetto, diciamo, e rispondo già anche alla domanda di Francesco, proprio perché un livello organizzativo è importante. In questo senso il mio benchmark è, da un lato, il mondo di lingua tedesca, questo risente evidentemente anche della mia estrazione personale, e quindi soprattutto l'Austria, che diciamo, e la Svizzera, che da primi hanno fatto dell'organizzazione il loro punto di forza. E secondo me c'è una tendenza in Italia a bypassare questo aspetto, cioè a ritenere, come dire, che perché il mondo è fatto di dati aperti si possono prendere scorciatoie. No, non ci sono scorciatoie, si compete se si è organizzati, e questo quindi Austria e Gran Bretagna ci insegnano la strada. Perfetto, grazie. Allora Sabrina, tu a chi fai riferimento a livello internazionale nelle vostre scelte? Ma noi l'Austria sono competitors, okay. È charo che li osserviamo molto bene e li conosciamo bene. Io credo che l'Italia ha molto da dare, e la nostra creatività e le soluzioni devono essere anche adattate. Tendenzialmente sì, è chiaro fare un benchmark. Noi nel nostro progetto abbiamo fatto un benchmark internazionale. Devo dire che solo l'area di Singapore aveva, diciamo, strumenti come i nostri, faceva analisi predittive, iniziava a lavorare molto con con tecnologie di un certo tipo. Anche in Francia ci sono alcuni casi, però io credo che ognuno deve trovare il proprio percorso, perché la digitalizzazione degli operatori passa dallo stato di avanzamento. Non si possono fare i doppi salti mortali. Ci abbiamo provato anche noi ad accelerare, noi tecnologi, insomma, ci piace insomma stare sempre con i trend, però ci sono dei percorsi che non si possono saltare. Noi abbiamo fatto il percorso degli MS, adesso stiamo facendo il percorso delle piattaforme, quindi riusciamo a fare questo oggi perché, al di là della governance, ma c'è un percorso di digitalizzazione, come è stato fatto 20 anni fa con gli hotel, quando sono arrivate le OTA e hanno iniziato ad adottare i vari channel e i vari, cioè non si saltano le tappe.
Questo è un po' quello che è il mio approccio. Abbiamo visto, grazie. Una battuta, Bianca e Costanza. Al volo, per noi il Trentino da sempre è un esempio, sia dal punto di vista dei servizi, sia del brand, la capillarizzazione che riescono a raggiungere per noi è grandiosa, e a livello internazionale Norvegia e Australia. Perfetto, grazie Costanza. No, anch'io volevo dire il Trentino, ma soprattutto sono rimasta impressionata da questo progetto così avanzato. Quindi per quanto riguarda l'organizzazione direi voi, e per quanto riguarda i siti o comunque diciamo la rappresentazione del digitale, ci sono diversi, per esempio mi piace moltissimo il sito del Belize, che è molto colorato e molto diverso da noi, però ha una sua diciamo capacità comunicativa che gli invidio, ecco. Perfetto, grazie. Allora con questo slancio romantico e artistico di Costanza chiudiamo. Alle domande che sono online e ci sono arrivate risponderemo poi con il sistema di BTO a seguire. Se posso permettermi, lancerei anche un incontro così, anche fuori BTO, ma venite in Trentino a trovarci, insomma, per confrontarci, perché io credo che ogni esperienza possa essere utile, insomma, anche per perché ognuno fa le sue. No, diciamo che sicuramente la prossima BTO, come è stata la precedente, può essere l'occasione per ripetere questo panel e per capire che passi avanti avremo fatto. Ma ciò non toglie che al di là dei sistemi digitali ci possiamo anche confrontare vedendoci, e quindi siamo aperti, interessati, disponibili ad altre occasioni di confronto con voi e con gli altri operatori che se ne occupano, perché no, anche a livello internazionale, non sarebbe interessante. Grazie a tutti, buon pomeriggio e buon proseguimento di BTO. Grazie.